Devo aver perso i sensi per un po'. Mi sento confuso, come se nuotassi nell'oscurità. Al mio risveglio ecco che mi ritrovo di fronte a una ragazza sconosciuta, o che non ricordo. Ma ecco un altro tizio con un fucile. Non l'ho mai visto, o almeno credo. Non sono il tipo che se ne sta a guardare mentre sparano ad una povera ragazza. Ma ho solo un piccolo problema. Sono già morto. Questo devo essere io, non c'è dubbio. Dopotutto avrete un altro cadavere qui intorno? Mi spiace per lei, davvero. Ma cosa posso fare? Sono morto. Ma proprio mentre ci penso... Non startene nell'impalato e... morto! Sei l'unico che può salvarla. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo primo appuntamento con Ghost Trick. Questo è il porting o... barra remake di un gioco uscito per Nintendo DS nel lontano 2009-2010 più o meno. E avevo intenzione di portarlo sul canale nella versione che aveva per DS, però è stato poi annunciato per Nintendo Switch e ho detto quale miglior modo di giocarlo se non su Nintendo Switch. C'è anche per le altre piattaforme, ma tant'è. Siamo al primo caso, abbiamo il nostro protagonista che è morto e... a quanto pare lui può controllare gli oggetti, può entrare negli oggetti e controllarli perché è uno spirito. Però lui a questo punto si risveglia e cerca di salvare la vita di quella ragazza. Vediamo come va. Cosa? Il mondo intorno a me è cambiato. Benvenuto nel Regno dei Morti, la terra degli spettri. Una voce nella mia testa. Chi diavolo è? Non c'è tempo per le presentazioni, devi salvarla. So che puoi farcela. Tutto ciò che devi fare è usare i tuoi poteri. Eh? Io? Salvarla? E come? Guarda il tuo cadavere. Vedi quella fiamma blu? Quella è la tua anima. E vedi quel punto bianco luminoso accanto? Quello è un nucleo. Un nucleo? A me sembra la sbarra di un passaggio a livello. Ascolta, il modo migliore per capire è provare. Per iniziare, muovi la tua anima con la pulsantiera. Ah, perfetto. Ora la sbarra è posseduta dalla tua anima. E allora? Ora sarai una sbarra? Allora, usa la sbarra per salvare la donna. Cosa? Ma come? Tra poco il tempo tornerà a scorrere normalmente. Allora potrai agire. Sì, questo gioco è a tempo. Hai un determinato numero di secondi per compiere tutte le azioni di cui hai bisogno per salvare la ragazza in questo caso. Ascolta, quando quell'uomo premerà il grilletto la ragazza morirà, giusto? Quindi prima che accada dovrai usare i tuoi poteri per fermarlo. Ehi, aspetta un attimo, non ho ancora capito di cosa stai parlando. Vedrai, vedrai. Dunque, ora è tempo di cominciare a scorrere. Solleva. Bene. Aha. Ben fatto. Eh? Cos'è successo? Era uno dei tuoi poteri in azione, un ghost trick. Vuoi dire che sono stato io a far muovere quella sbarra? Sì. Hai manipolato l'oggetto con il potere dei morti, un ghost trick. Per eseguire un trucco simile ti basta toccare A. Premere. Ora il destino di quella donna è cambiato, anche se di poco. Direi di sì, visto che ha ancora un fucile puntato addosso. Già, non è una buona cosa, vero? Ma almeno stai cominciando a capire come usare i tuoi poteri. Entro nel regno dei morti con Ghost, possiedo un oggetto e eseguo un trick, giusto? Bravo, comincio a capire. Ora facciamo il passo successivo. Entra in possesso di un nucleo diverso. Direi... ah, quello è troppo lontano? Guardiamo un po'. Una chitarra, cosa vuoi da me? Avrei preferito quella grossa barra da demolizione. Scommetto che risolverebbe subito la situazione. Forse non posso raggiungere i nuclei troppo lontani. Beh, vedremo cosa sai fare con quella chitarra. Facciamo ripartire il tempo e scopriamolo. Vai, strimpella. Dai. Ah, questa è la fuga più lenta che io abbia mai visto. Sembra che mi dovrò inventare qualcos'altro.
Allora, qual è il nucleo abbastanza vicino da essere posseduto? Penso che ci sia solo io. Non è il momento di fare gli schizzinosi. Devo salvare una donna. Mi piace il tuo modo di fare, è ammirevole davvero, ma... Ma cosa? Se posso manipolare gli oggetti, dovrei poter manipolare il mio stesso cadavere, giusto? Beh, sai che ti dico, perché non provi a farlo? Vai, possiedi pure il tuo cadavere. Bene, ora facciamo ripartire il tempo. Non succede niente. Esatto. Triste ma vero, mi dispiace. Puoi manipolare solo oggetti inanimati. I cadaveri, per quanto non più esseri viventi, non sono veri e propri oggetti. Stai scherzando? Aspetta la ragazza, come sta andando? Vogliamo dare un'occhiata? Se vuoi dare un'occhiata in giro, puoi muovere lo schermo. Muovere lo schermo. È facile, dai, prova! Beh, piccola, ci siamo. Ci sono due cose piuttosto incerte al momento. La mia vista e il tuo futuro. Già. È morta. Fuori dai piedi. Con tutta la calma che hai, tranquillo. Tanti sono qui, non è che devo andare da qualche altra parte. Ma il cadavere dove è andato a finire? Missione compiuta. Ma se magari era qualcun altro, che ne sai? Non si può mai sapere. Cosa ci fa il saluto? Alla fine sembra che il suo destino sia rimasto invariato. Quindi a cosa servono questi miei ghost trick? Ma proprio mentre lo penso. La lampada della Pixar! Ehi là, come ti senti? Non molto bene, immagino. Una terribile tragedia quella di stanotte. Ah, mi ignori? Adesso è troppo presto per essere così freddi e distanti. Ah, quindi eri tu. Era tua quella voce nella mia testa, giusto? Beh, non direi proprio voce. I morti non hanno voce, sai. Piuttosto direi che i miei pensieri sono stati trasmessi direttamente alla tua anima. Questo è un altro piccolo trucco da fantasmi. Sembra che i miei trucchi da fantasma non siano serviti a molto. Eh già, alla fine è morta lo stesso. È vero, per ora. Per ora? Devo ancora insegnarti molto sui tuoi poteri, sui ghost trick? Sì, ma esattamente tu chi sei? Prima di risponderti dovremmo salvare questa giovane donna. Salviamola? Si è sdoppiata la lampadina? Non è un peccato vedere una ragazza così bella a terra come se fosse un sacco della spazzatura? Ma cosa posso fare? È già morta! Per te è giunto il momento di altre lezioni di fantasmologia, amico mio. Prima di tutto dovrai prendere possesso di me. Possederti, eh? Una volta fatto, ti sveglierò un altro dei tuoi poteri. E allora ti possediamo, lampadina mia. Perché sono così determinato a salvare questa donna? Dopotutto non la conosco neppure. Ma entrerò comunque nella lampada da tavolo, come mi ha suggerito. I motivi sono due. Primo, non sono il tipo da lasciare una donna a terra come un sacco della spazzatura. Secondo, non ho niente da perdere a questo punto. Ora dei trucchi. Vediamo un po'. Quel fumetto che hai appena premuto, quelli sono i tuoi pensieri, ciò che dici a te stesso nella tua testa. I miei pensieri, Quindi i morti non hanno voce. E ciò che pensiamo viene comunicato direttamente all'altro. Quindi questi fumetti esprimono ciò che diremo a parole. Comincio a capire. Lo penso anch'io. Ricorda solo di tenere sempre d'occhio i fumetti. Ok, buona idea. Potrei scoprire indizi interessanti attraverso di essi. Allora, per possedermi devi prima accedere al Regno dei Morti. E L è il tuo biglietto d'ingresso. La cosa migliore è provare. L? Proviamo a premerlo. Oh, interessante. A proposito, hai dato un'occhiata al centro dello schermo? A cosa serve? Ti indica quale trick puoi usare con l'oggetto che stai attualmente possedendo. Potrei consultare queste informazioni ogni volta che ne hai bisogno. Quindi, nel caso di questa brandina, sembra che io possa rispiegarla.
Per eseguire un trick con l'oggetto che possiedi, devi prima tornare nel regno dei vivi. E si fa con B. Buona fortuna! Contiamo su di te, noi tutti. Noi tutti? Non ti sa chi è. Oi oi! Eccoci qua. Però il protagonista è comunque il nucleo principale. Ehi, interessante. Cosa? Ah, forse è ancora viva. Il mio cadavere è il suo. C'è senz'altro qualcosa di diverso tra i due. Il mio cadavere sta emanando qualcosa. Questo perché sei speciale. Cosa dovrebbe significare? Non tutti quelli che muoiono ottengono poteri speciali, sai? Quindi quelle onde sono causate dai miei poteri, eh? Ad ogni modo... Complimenti, sei stato promosso. Ma guarda, e cosa ho vinto? Un nuovo potere, cos'altro? Un altro? Non ne vuoi più di uno? Riepiloghiamo. Puoi possedere gli oggetti e manipolarli, giusto? Giusto. E? Quindi cosa succederebbe se provassi a possedere un cadavere? Niente, perché ci ho già provato, ricordi? E non è successo proprio nulla. È vero, non è l'abilità di manipolare un cadavere. Tuttavia, c'è qualcos'altro che puoi fare. Ah sì? E cosa sarebbe? Perché non provi a scoprirlo tu stesso? Vai! Scopriamolo! Posso riportarla in vita? Cos'è questo? Riesci a sentirmi? Aspetta un attimo, che sta succedendo qui? Sembra svenuta, poverina. Svenuta? Morta piuttosto. Sì, ma ripensa a quanto è successo. Ricordi quando sei morto? Quando ti sei ripreso, anche tu eri privo di sensi. Privo di sensi? Ripensandoci ha ragione. Quando ho ripreso i sensi ero già morto. Lasciamola così per ora. Mentre riposa possiamo salvarle la vita. Oh, certo, la fai sembrare una cosa semplice. Infatti è una cosa semplice. Quando usi i tuoi poteri su un cadavere, puoi tornare nel passato a 4 minuti prima della morte di quella persona. Dici davvero, indietro nel tempo? Esatto, ma c'è un problema. Funziona soltanto con i cadaveri freschi, con i corpi deceduti da meno di un giorno. E lei rientra ampiamente in quel limite. Dovresti fare un tentativo prima che sia troppo tardi. Ma è una follia, tutto ciò non ha alcun senso! Ma stiamo parlando del potere dei morti in questo caso. Non serve che abbiano un senso. Allora, che dici di metterci in viaggio? A 4 minuti prima dell'omicidio di questa donna. Ehi, aspetta un attimo, non ho ancora capito di cosa tu stia parlando. Vedrai, vedrai. E riavvolgiamo allora. E così sono tornato indietro nel tempo per assistere agli ultimi 4 minuti di vita di questa ragazza. Non all'interno di un ricordo lontano e confuso, ma in un presente del tutto vivo e reale. Ok, eccoci qui. Svegliati! Tutto bene? Cosa ti è successo? Oh no, è morto. Tu chi sei? Beh, uno con un fucile a pompa, a quanto pare. Ecco qui il mio biglietto da visita, piccola. Il mio amichetto dorato. My little friend. Sei stato tu? L'hai ucciso tu, vero? Invece di giocare a piccolo detective, dovresti preoccuparti maggiormente della tua sorte. E tu chi saresti? Una specie di sicario? Cosa vuoi da me? Ci hanno detto di eliminare tutte le ultime tracce di Aethros, ancora presenti in questo paese. Aethros, che cosa sarebbe? Lo ignoro. Mi limito ad eseguire gli ordini. Sorte. All'incontrario. Ma scusami, tu uccidi la gente a caso? Tutto ciò che so è che non puoi più fuggire. È giunto il momento di morire, piccola. Fin quando quella palla da demolizione brutta e cattiva rimarrà al suo posto. Senti, voglio soltanto sapere chi sei. Tu non conosci me e io non conosco te. È solo una questione di affari. Addio, piccola. Ok, quindi questo qui è quello che già abbiamo fatto.
Bene, a questo punto. Un fucile a pompa? Un'arma un po' vistosa per un sicario, non trovi? Non è vistosa, è affidabile. Mi chiamano Gigola Talpa, ma mi lascio mai sfuggire la preda. Hai pensato di comprare un paio di occhiali? Beh, piccola, ci siamo. In questo momento la mia vista non è l'unica cosa che sta affievolendo. La mia vista è il tuo futuro! Scusa, mi è morta un'altra volta. Quindi che abbiamo concluso. Ed ecco qui, gli ultimi 4 minuti della sua vita. No! A pensarci bene, per certi versi è ironico. Una donna manipolata dal destino e un uomo manipolato da un fantasma. Ma è morto lo stesso! Sì, ma tu puoi modificare il corso degli eventi con i tuoi trucchi da fantasma, proprio come hai fatto 4 minuti fa. Possedere e manipolare. Prima Ghost, poi Trick. Inoltre puoi riavvolgere questi 4 minuti tutte le volte che vuoi. Allora, sei pronto? Certo, all'opera. Riavvolgere 4 minuti della morte di una persona. Strano. Però tutte le volte che vuoi. Quindi siamo a 4 minuti fa, giusto? Bene, tutto chiaro. Ma cosa ci faccio qua giù? È così che funziona. Il suo cadavere era la tua porta d'ingresso verso il passato, dopo tutto. Per cui ovviamente partirà dal punto in cui si trovava il suo cadavere. E qui è dove è morta. Perfetto, ora capisco. Salta dentro allora. Andiamo con il Ghost. Aspetta, ma posso fare il trick con lei? No. Ok, andiamo con il Ghost allora. Ok. Mancano solo 4 minuti prima che lei muoia. Faresti meglio a tentare di raggiungere il più velocemente possibile. Non c'è tempo da perdere. Eccoci. Arriviamo i nostri. Gli ultimi secondi della sua esistenza stanno per finire. A quanto pare farà meglio di arrivare lassù in fretta. Esatto, dai un'occhiata allo schermo superiore. Lo schermo superiore? La sabbia nella parte superiore di quella clessidra indica quanto tempo le rimane. Questa non l'hanno tradotta dal DS? un po', giusto un pedino. Raggiungila in fretta prima che si esaurisca la sabbia. Sali, forza! Ok. Posso rotolare con questa? Ah, posso solo rotolare da là a là, ok, quindi sempre lo stesso percorso fa. Va bene. Vediamo un po', manichino, un frigorifero. Aha! Sì, vabbè, sto arrivando. Calma, calma, calma. Sì, lo so, Etros, va bene. Sì, tempo passa, lo so, me ne sono un po' accorto. Accidenti, ormai non le rimane molto tempo. Chiudi. Questo, questo e questo e questo. Accendo il ventilatore? Ah, la bandiera! Devo spegnerlo prima. Ok, allora accendi. E come si accende? Ecco, vado di qua. Perfetto. Saliamo con la bandiera? No, si può salire con la bandiera? No, niente, nessun trick. Ah, devo accendere il frullatore? Ah, ho capito, bene, bene, bene. Ok, ho acceso il frullatore e ora la bandiera. Vai. Ok. Bene, bene, bene. Ok, ora dovrebbe alzarsi la sbarra. Ancora pochi passi, spero di fare in tempo. Andiamo qua. Bene. Ora. Penso che stia andando tutto quanto bene. Ora è la possibilità di modificare il suo destino. Non rimane molto tempo. E tutto si ridurrà a una questione di secondi. Scampanella. Dannazione. Cosa sta succedendo qui? Gigola Talpa non manca mai il suo bersaglio. A patto che spari a bruciapelo. Sembra che tu abbia fatto in tempo, per un soffio. Già, è ancora viva.
e in quella frazione di secondo hai riacceso la speranza. Proprio ora il suo destino è stato modificato, seppur di poco. Ah, oh, bene. Ah, attenzione! Non ti cascare, piccola. Piccola. Oh, non ci credo! Ah, aspetta che vengo io, Il ponte è sollevato. Allora, direi che possiamo... Ah, no, il fumetto? Hai detto che il suo destino è stato modificato, ma a quanto pare si trova ancora in pericolo. Ho detto che il suo destino è stato modificato, seppur di poco. Mi sa che dovrò occuparmi di quel tizio una volta per tutte. Ma non resta molto tempo. Le tue azioni potrebbero portare anche al fallimento. In questo momento non voglio neanche pensarci. No, certo che no. D'altra parte, se per caso vuoi ricominciare da capo, sarà sufficiente premere R prima dello scadere del tempo. Tuttavia non si può mai sapere. Potresti imparare qualcosa anche allo scadere del tempo. D'accordo, me lo ricorderò. Per ora sarà meglio pensare a quel tipo. Allora, controlliamo questa. La leva. Hai sentito niente? Non lo so. Un coso di 10.000 tonnellate. A parte che non ho letto uno dei dialoghi. Ma comunque. Ah, posso estendere la scala? Bene. Campione e palla da demolizione. Ah, no, questo, certo. Holy macaronis. Appiccicato. Oh, cielo. Wow. Sapete, però, qui ci dà l'indizio su cosa si può fare con un certo oggetto. Non ricordo se sulla versione per DS si può. Sì, anche su quello per DS si può vedere cosa fa l'oggetto. Cosa si prova a salvare la vita di una ragazza? Quindi il pericolo è passato? Sì, a quanto pare il pericolo, o per meglio dire il signor pericolo, è stato spazzato via. Hai sottratto poteri per alterare il destino di quella donna. Quindi sono stato io l'artefice di tutto questo? Assolutamente sì. E sapevo che ce l'avresti fatta. Fado scongiurato. Oh, e la ragazza è salva. Dunque, stanotte ho perso la vita, ma ho salvato quella di un'altra persona. Già. Beh, è una buona cosa, forse. Quando sono tornato al presente stava piovendo. Quindi ora il tempo scorre normalmente. Avevo salvato la vita di questa sconosciuta, che ora si è sconsolata sotto la pioggia, nel mentre il mio viaggio su questo pianeta giunge al termine. Una sconosciuta. Questa parola mi ricorda qualcosa, e un'atroce verità inizia a risvegliarsi in me. Non ricordo nulla. Chi sono? Dove mi trovo? E soprattutto, perché sono stato ucciso? La tua storia non si è ancora conclusa. A proposito, tu chi saresti esattamente? Chiamami Ray. Come un raggio di luce nell'oscurità. Ray, eh? Quindi non vuoi dirmi il tuo vero nome, suppongo. In realtà anche tu non mi hai ancora detto il tuo. Non me lo ricordo. Già, suppongo che la memoria di chi è appena morto tenda ad essere confusa. Alcuni di noi recuperano i ricordi, altri no. Ma se permetti è davvero così importante. Dopotutto ai morti non resta che un'alternativa, ovvero svanire. Svanire? Domattina al sorgere del sole temo che la tua esistenza si concluderà. Cosa? Domani mattina? Aspetta un attimo. Questo potere dei morti? Sì. Vorrei usarlo per salvare la vita di qualcun altro. E di chi? E me lo chiedi, la mia naturalmente. Ah, capisco. Vedila così. Se potessimo usare questi trucchi da fantasma per salvare noi stessi, non avrei tentato anche di salvare la mia? Voglio dire, guardami, sono una lampada. A proposito, perché proprio una lampada?
A dire il vero non lo so neanche io con certezza. A ogni modo, sembra che non possiamo usare i nostri poteri sui nostri stessi cadaveri. Stai scherzando? Esisterà in questo mondo solo fino a domani. Temo che questo non si possa cambiare. Dunque non ho davvero modo di sfuggire alla mia morte. Giunto il mattino, la mia esistenza si concluderà. A quanto pare non posso fare nulla per impedirlo. Ma al tempo stesso voglio comunque sapere. Voglio conoscere la mia storia, la storia dimenticata del mio destino fino al momento della mia morte. E finché non la scoprirò, non potrà riposare in pace, dico bene? Certo, capisco ciò che stai provando. Vuoi andare alla scoperta della verità sulla tua morte? Ed è una cosa che devi fare. Lo farò. Vediamo. Mi chiedo come potrei procedere per riuscirci. Non so nemmeno da dove iniziare. Da dove iniziare? Semplice, inizia da lei. Da lei? Se rimane ancora un po' lì, signorina, lei si prende un bel malanno. La persona che hai assistito alla tua morte dovrebbe avere degli indizi importanti, no? Ehi, hai ragione. E non solo. Potrebbe anche sapere chi sono. Sì, penso sia molto probabile. Cosa ci facevo qui stanotte, in un posto come questo? È probabile che quella donna conosca la risposta. Esatto, non dimenticarlo mai. Lei ha la chiave di tutto quanto è accaduto questa notte. La chiave di tutto? Cosa intendi dire? Lo scoprirai presto, non appena recupererai la memoria. Già, al momento non sono che una pagina bianca. Forse dovrò tenere un registro di quello che scoprirò questa notte. Questa è un'ottima idea. Con ZL c'è il registro delle tue scoperte, ricordati di consultarlo. I ricordi non sono sempre affidabili, dopo tutto. Già, proprio vero. Perfetto, ti auguro buona fortuna. Andiamo allora. Pedala? Non credo di poterlo fare. Bilancia? Ah, certo. Ah, c'era un testo. Farò meglio non perderla di vista. E comunque, non sono il tipo di persona che lascerebbe una donna starnutire sotto la pioggia. Penso che proverò ad avvicinarmi. È quello che stavo facendo. Ah, anche Y con lei. Ma che cosa è successo? La gru si è mossa da sola. E quell'enorme palla di ferro è caduto da sola. Ha iniziato a piovere all'improvviso e un ombrello è caduto da solo. Oh mamma mia. Non ditemi che possiedo dei poteri psicocinetici. Non tu. Ah, certo. Oh, un gatto? Gattino! Bello gattino! Ah, il nostro... Era... Forse era il padrone. Beh, ha un foulard, non è un randagio. Forse. Seriamente, che cosa è successo? E questo cos'è? Una sorta di biglietto. Il biglietto? Ok, un attimino vediamo cosa dice il fumetto. Voglio vedere quel biglietto, cosa avrà scritto? Speriamo che non sia una lista della spesa o roba del genere. Già, non sarebbe d'aiuto. Ho scritto io questo biglietto. Voglio dargli un'occhiata. Quindi non ti ricordi di averlo scritto, eh? No, non ricordo di averlo fatto. Ma cosa ancora più importante... Ma... stavo leggendo. Anche lei rispondere così a caso ad un telefono. Non sono riuscito a leggere il biglietto. Non per interrompere il filo dei tuoi ragionamenti, ma... mi chiedo se tu abbia capito da dove proviene questa telefonata. E come potrei saperlo? Torna indietro con la memoria. Prima di tornare a modificare il suo destino, non è arrivata una telefonata a quell'ora? Ah, giusto! Missione compiuta, e invece no.
quella telefonata. Esatto, in altre parole, in quello stesso istante all'altro capo del telefono c'è il colpevole che ha ordinato il tuo assassinio. Cosa? Ti consiglio di possedere il telefono. Una volta che l'avrai fatto, ti parlerò di un altro dei tuoi trucchi da fantasma. Eccoci qua. E a quel punto ho potuto vederlo. Proprio lì, all'altro capo del telefono, ho visto il volto dell'uomo che ha voluto la mia morte. Wow! È fatta? Ehi, parla, l'hai sistemata? Chi è che parla? Sì, mi scusi signora, devo aver sbagliato numero. E invece mi sa proprio di no. Numero rintracciato? Davvero? Quindi è lui, l'uomo che mi ha rubato la vita. Esatto, allora cosa ne pensi? Ti piacerebbe incontrarlo? Puoi scommetterci. Allora faresti bene a starmi a sentire. Noi fantasmi possiamo esistere prendendo possesso di oggetti inanimati. Tuttavia, possiamo spostarci da un luogo ad un altro attraverso ampi spazi in un solo modo. E sarebbe? I morti possono saltare da un punto A a un punto B spostandosi attraverso le linee telefoniche. Che convenienza! Cosa? Ho fatto tutto il possibile per aiutarti. Il resto dovrei farlo da solo. Non verrai con me? Temo di no. I miei poteri si sono indeboliti. Ho usato così tutte le forze rimastemi solo per essere qui questa notte. Ma devo venire per chiederti un favore. Un favore? Questa notte accadranno molti eventi misteriosi in questa città. Confido che tu possa venirne a capo e scoprire la verità. Sei il solo in grado di farlo. Voglio che utilizzi i tuoi poteri per scoprire questa verità. Ti sono grato per tutto ciò che hai fatto, ma non posso prometterti che sarò d'aiuto. Domani mattina cesserò di esistere, per cui non mi resta molto tempo. Devo indagare sul mio mistero, scoprire la verità su me stesso. È più che sufficiente. Se riuscirò nel tuo intento, avrai soddisfatto anche la mia richiesta. Le due cose coincidono. Coincidono? Questa lampada sa più di quanto non mi stia raccontando. Dunque, grazie alla telefonata di un istante fa, ora disponi del numero di telefono del colpevole. Il resto spetta soltanto a te. Ah! Andiamoci! E così inizia il viaggio della ricerca di me stesso, un viaggio di una notte soltanto. Domani mattina la mia esistenza finirà, e sorprendentemente la cosa non mi turba affatto. Devo trovare le risposte prima del sorgere del sole. Perché sono stato ucciso? E cosa accadrà stanotte in questa città? Direi che abbiamo anche concluso il primo capitolo, se si può definire capitolo. Ad ogni modo, nuova canzone ottenuta. Bene, amici, io vi ringrazio per aver seguito questo primo episodio di Ghost Trick. Tutti quanti gli episodi li farò in questa maniera, ovvero il tempo che dura un episodio è un video. Quindi, bene o male andrà così la serie, quindi saranno pochi episodi alla fine. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Ghost Trick, spero che vi sia piaciuto, in descrizione trovate tutti quanti i link utili, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!